Via libera al bilancio IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Prevista l'assunzione di nuovi ricercatori, ma senza alterare il costo complessivo del personale. Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Via libera da parte del Consiglio regionale della Toscana al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, l'IRPET. Contestualmente è stato approvato anche il programma di attività per l'anno 2022 e il programma triennale di attività 2022-2024. La proposta di delibera è stata approvata dall'Aula a maggioranza con 22 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Approvato inoltre un ordine del giorno collegato alla proposta di delibera che impegna la Giunta regionale ad attivarsi affinché IRPET sia messa in condizione di assumere nuovi ricercatori, eventualmente sopprimendo il posto vacante di dirigente amministrativo e quindi a parità di costi complessivi del personale. Respinto invece un ordine del giorno che impegnava ad attivarsi affinché fossero adempiute tutte le procedure necessarie a garantire ad IRPET di poter predisporre il bilancio pluriennale 2023 e 2024 sulla base di programmi e risorse certe. Il presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani, ha sottolineato come l'Istituto abbia diminuito il personale in servizio e come appaia dunque come una struttura più snella ma funzionale per le analisi che riesce ad offrire. Sentiamo adesso le interviste che abbiamo realizzato a partire dal presidente della Commissione competente, Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Ha espresso apprezzamento non soltanto alle previsioni del bilancio, ma anche al programma di attività annuale pluriennale che è un allegato al bilancio stesso. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la Regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dai fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Apprezzamento da parte della maggioranza del Consiglio regionale nella consapevolezza di quanto finora è stato svolto da IRPET e quanto ancora sarà preziosa la collaborazione di IRPET negli anni a venire, soprattutto negli anni critici che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando del post-pandemia. Noi abbiamo votato contro anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la Giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriennale 2023-2024, perché di fatto manca il parere del Collegio dei Revisori. Quello che noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori ma anche dalla direzione tecnica.
Per quanto riguarda IRPET, è un bilancio che è strutturato su voci certe, sia di entrata, anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro, sia per quanto riguarda le uscite, il costo principale rimane è quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso, perché ecco, per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne, quando invece per noi abbiamo la necessità come Regione Toscana di dare agli istituti, e tra questi IRPET che potrebbe essere particolarmente prezioso, gli strumenti, le risorse, il personale. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno per far sì che vi possa essere una migliore programmazione nel tempo, ci è stato bocciato e così abbiamo votato contro questo atto che, ripeto, presenta non poche zone d'ombra. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché è la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società ma anche di istituti un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo non possiamo che essere favorevoli. A noi, quando ci è stato presentato il bilancio di IRPET, con grandi perplessità siamo andati in aula, abbiamo analizzato in tutti i numeri di bilancio e abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede o di quello che sta succedendo non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a 3 mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2.780.000 euro della Regione Toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni, noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET, e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale, se nell'analisi dei dati c'è anche l'individuazione di una prospettiva, naturalmente in collaborazione con Sviluppo Toscana, con Toscana Promozione, cioè con le agenzie della regione che parlano di programmazione, che parlano di sviluppo regionale e che parlano di dove portare le nostre aziende. Così non è, e oltretutto dentro quel bilancio, consentitemi di dire, ci sono 350.000 euro di incarichi professionali e di consulenze esterne e oltre 153.000 euro per salari, stipendi e viaggi del management. Ecco, quando si spende 500.000 euro su 3 milioni di bilancio, cioè quasi il 23% del bilancio va lì, per noi non può essere votabile. Ecco perché abbiamo detto di no al bilancio di IRPET, ecco perché noi lavoreremo per un IRPET che non solo fa dati, non solo fa fotografia, ma che aiuta le nostre agenzie regionali, le nostre aziende, il territorio toscano a svilupparsi e ad individuare nuove soluzioni. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della Regione Toscana, e ci dà in mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore.
la qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico: se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa, ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET, altrimenti, siccome è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo di IRPET, di quello che si fa col suo lavoro, e di altri strumenti, anche come penso la clausola valutativa, che è uno strumento eccellente per misurare il rendimento delle nostre leggi, ma che viene molto poco utilizzato dalla Regione Toscana, come se si volessero avere dei dati per corroborare ciò che si pensa, ma non per dare giudizio a quel che si fa. Ma abbiamo votato a favore, un bilancio di una struttura importante della Regione Toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere. Un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi, riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati, ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche, diciamo, di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali, come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce, mediante i propri ricercatori, un supporto importante al decisore politico. Allora, IRPET è un ente sicuramente utile per la Regione Toscana, è un ente utile, è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio, arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello previsionale di quest'anno, del 2022, arriva nonostante una relazione dei sindaci revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente. 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. Per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato, che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali della Toscana. In molti comuni esistono dei contenziosi con Ferrovie dello Stato. Se Ferrovie dello Stato dà 20.000 euro a IRPET, ci dica per cosa, per quale progetto, non ci sarebbe niente di male. Arriva un bilancio con scritto che ci sono contributi da parte, progetti in stato di avanzamento, qualcuno già sottoscritto, con numerosi comuni della Toscana, ma non c'è scritto quali, non viene messo a bilancio un euro. Quindi è un bilancio costruito ancora in maniera poco trasparente, e quindi da questo il nostro voto contrario. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 23 voti favorevoli e 14 astenuti, la legge regionale che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Tra le misure previste, la promozione del servizio di condivisione delle biciclette, il bike sharing, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi per biciclette nei pressi di luoghi pubblici di maggiore interesse. Inoltre si punta a favorire una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati. Sentiamo l'intervista al presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. Ma innanzitutto sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente. Ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione, per il lavoro svolto. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente, e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa, e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi.
E chiudiamo con un'altra notizia collegata alla mobilità ciclistica. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, registrando 26 voti a favore e 5 astenuti, la proposta di deliberazione che prevede l'adozione del progetto di paesaggio denominato Ferrociclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete Senesi. La ferrociclovia è una ciclovia che corre lungo una linea ferroviaria. La finalità principale è quella di fare della ferrociclovia della Val d'Orcia, oltre che costituire occasione di valorizzazione di una mobilità lenta per una migliore fruizione del territorio, un punto di riferimento per un sistema integrato di percorrenze che connetta la Val d'Orcia e il territorio amiatino alle colline di Siena e alle crete senesi e più oltre alla Val di Chiana e al Grossetano. Con questa notizia chiudiamo questo appuntamento con Monitor Consiglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra 7 giorni.